Buona giornata, amici miei. Insomma, anche ieri l'ennesima situazione che ci ha visto rimetterci le penne, al di là della Roma che chiaramente non poteva essere splendida, non poteva essere quella che magari ci aspettiamo sicuramente il 25 di maggio. Però anche ieri, pronti via, due minuti, rigore inesistente decretato per nessun tocco tra Kasloff e il giocatore avversario e ci ritroviamo come al solito a blaterare, a raccontare quelle cose che vorremmo invece dimenticare. Un campionato assolutamente infausto e infame, quello di quest'anno, dove la Roma, che pur poteva lottare per i primi quattro posti della classifica, si è trovata impallinata, come ben sapete, come vi ho ben raccontato, e la cosa non è finita qui, le cose continuano ad andare sullo stesso andazzo. Vedremo quello che poi succederà più avanti, perché insomma c'è anche il presupposto che l'unica squadra italiana a tenere alto il vessillo del nostro paese è la Roma, e probabilmente verrà penalizzata dalle bagarre, dalle piccolezze, e magari per qualcuno anche ha ragione, perché si sta giocando l'entrata ovviamente in Europa per qualche squadra, però è altrettanto vero che questi non sanno più che pesci prendere, non sanno più neanche come portare avanti un discorso che era abbastanza semplice all'inizio. Io intanto saluto tutti quelli che mi stanno guardando, un abbraccio veramente circolare a tutti quanti, perché senza di voi non ci sarebbe assolutamente modo di essere e di esistere, almeno in questo mestiere. Però sto dicendo che chiaramente poi, quando ti trovi nuovamente a pagare le conseguenze di una decisione allucinante, anche con il VAR, insomma, che non aveva assoluta difficoltà a vedere che non si sono quasi neanche stracciati, e allora ti chiedi: sì, parlavamo, ma credo che non si potesse neanche pensare che questo può accadere. Qui oggi si gioca, e adesso ve lo dico io visto che non lo dice nessuno, si gioca col presupposto di non doversi fare male, perché la paura di tutti quelli che scendono in campo è quella di poter avere qualche infortunio che magari possa vietarti il 25 di maggio di scendere in campo per vincere, per cercare questo torneo. Credo che la Roma sia assolutamente superiore al Feyenoord, credo che la Roma sia in grado di portare a casa questa Coppa, il 26esimo titolo per quello che riguarda ovviamente, José Mourinho, il nostro tecnico. Però ripeto, ecco, ve lo faccio vedere, c'è niente da fare, eccolo lì, si vede? Sì, si vede, vero? Si vede. Lui è come mio figlio adesso. Allora gli stavo dicendo che chiaramente quello che è importante è che la Roma arrivi in maniera serena, tranquilla e con tutte le sue energie al 25 di maggio. Quello che succederà da qui a lì, anche se noi ci stiamo giocando gran fetta dell'Europa del prossimo anno. È chiaro che parliamo di pallone, qui la certezza la puoi avere nel cuore, la certezza la puoi avere dove ti pare a te, però soltanto quando è finita la partita il 25 di maggio tu saprai se sei in Europa al di là della posizione in classifica. Fino ad allora credo che ci siano un paio di partite dove ovviamente, non lo so questo, mi chiede Fabrizio Modellismo come mai il Milan gioca alle 20:45, sì, ma qui il bordello c'è stato un po' dappertutto, perché mi è sembrato veramente che ci siano dei dilettanti allo sbaraglio, però l'unica realtà è che l'unica squadra che poteva togliere, distogliere l'attenzione e magari creare delle problematiche a chi si doveva in qualche maniera spartire i soldi della Champions o magari i soldi dell'Europa League, fosse la Roma, che non era stata qualche mese fa,
chiaramente messa tra quelle che potevano dire la sua e potevano in qualche maniera contare. Invece la Roma pronti via con Mourinho, un paio di acquisti a Abraham su tutti, e abbiamo visto che la Roma era in grado di battersela con chiunque. Hanno tagliato le gambe dei ragazzi nelle prime 12-13 partite, abbiamo visto delle nefandezze che non finiscono più e abbiamo anche visto quanto sta succedendo in questi giorni, cioè quello che è successo ieri. Poteva essere anche per la Roma la partita magari che la vinci e stai tranquillo per l'Europa League del prossimo anno, però siccome questo non va bene a una certa parte probabilmente, si sono fatti dei conti, anche adesso che contiamo poco, no? Stiamo cercando di entrare in Europa League, quando questa Roma, a mio modo di vedere, non sono un coglione, sicuramente avrebbe, conti alla mano, lottato per uno dei quattro posti, non per il quarto, il terzo, il secondo, ma anche il primo, perché la Roma sarebbe stata lì, a uno schioppo. Poi è inutile le chiacchiere, pensi che sia più forte dell'Inter, pensi che sia più forte del Milan, pensi che sia più forte della Juventus. Io dico che una squadra si forma anche con i risultati, e avendo un grande tecnico in campo, in panchina, probabilmente si potevano anche trovare quelle forze, quelle energie, quelle capacità che adesso sono inusitate, non sono pensate, ma ciò non toglie che la Roma, conti alla mano, sarebbe stata tra il secondo e il terzo posto. Oggi la Roma tra il secondo e il terzo posto. E allora parliamo di tutt'altro. Però al potere politico, sportivo, faceva comodo questo. Il nome Roma fa male in tutti i sensi, fa male sportivamente, fa male politicamente. Roma purtroppo è da quando è nata che è così. Abbiamo sempre dovuto lottare contro tutto e tutti. Sembra una cosa assurda quella che io racconto da anni, però è la realtà. La realtà è che il nome Roma pesa come un macigno e chiunque si trova ad affrontare la Roma è come se dovesse fare una battaglia garibaldina, non lo so io, però certo è che anche a livello sportivo, se noi andiamo a vedere tutto quello che è capitato alla Roma in questi ultimi 60-70 anni, vi rendereste conto di quanto hanno penalizzato la Roma, di quanto hanno penalizzato la gente che tifa Roma. Queste sono le cose più importanti, perché poi chi ci va di mezzo è la gente. Qui non si campa 2000 anni, si campa di meno purtroppo, per cui ogni anno che ti tolgono delle emozioni qualcuno dovrebbe pagare pegno, ma questo pegno poi non lo paga nessuno. Comunque l'importante è andare avanti, l'importante è aver fiducia, di continuare a investire di positività la Roma, perché credo che se lo meriti, se lo meritano i giocatori, se lo merita questo straordinario allenatore, ma se lo meritano soprattutto i Friedkin, che hanno creduto di poter fare qualche cosa di importante. Si parla dello stadio, sembra che in qualche maniera questo stadio dovrebbe prendere il via a breve, credo entro 4-5 mesi, non di più da oggi, vediamo quello che poi capiterà. Però, ripeto, una Roma forte, ci dobbiamo aspettare altro, perché una Roma forte viene demonizzata da tutti. Questa è la grande realtà. Per il momento vi do un grandissimo abbraccio a tutti voi, con grande affetto, e sapete che le mie sono parole sincere. Ci sentiremo magari più tardi oppure domani, ma è certo che poi giovedì saremo come sempre lì a Gold TV a partire dalle 22 alle 21, magari 22. Partire alle 21 e cercheremo di stare insieme. Ah, un ultimo avviso. Guardate che il 25 di maggio, che è mercoledì, noi andremo in onda su Gold TV dalle 20.30 alle 24. Quindi faremo una diretta, ci vivremo insieme la partita con voi, con gli ospiti, con tutto quello che è possibile fare. Ne approfitto per dare un ringraziamento ancora una volta al mio editore, che ha prontamente messo in atto questa situazione, ben pensando che c'è tanta gente che il 25 di maggio sarà con noi a seguire la Roma, a tifare la Roma, a soffrire, a godere per la Roma.
Un grande abbraccio, gente. Fortissimamente Roma. Ci vediamo dopodomani. Ciao, gente.